No, ma credo che sia giusto e sono convinto che lotteranno fino in fondo. Poi chi avrà la meglio lo stabiliranno loro, però è bello che sia così, che lottino fino all'ultima giornata, che combattano, che rendano le cose ancora più piacevoli, più entusiasmanti per il campionato. La lotta al terzo posto, mister, la Fiorentina è ancora in corsa? Direi di sì. Come giudica la squadra di Paolo Sousa e il suo lavoro? Bene, bene, in maniera positiva. Si aspetta Giaccherini qui verso l'Europeo, qui a Coverciano, tra qualche mese? Se farà bene con noi, sì. E Bernardeschi per l'Europeo? Beh, ma sono tutti nomi papabili, chiaramente, poi deciderà il commissario tecnico. Lei la nazionale l'ha allenata, che cosa può fare in assoluto ai prossimi europei, secondo lei? Bene, penso che possa fare bene, abbia fatto molto bene in questo cammino che l'ha portata agli europei, quindi questo ci fa pensare in maniera ottimista. Ma è una squadra di portatori d'acqua a cui manca qualche guizzo di classe o che cosa? Beh, ma la storia è piena di situazioni diverse, non è sempre fatta di fuori classe. Ma è bello anche che ci siano altre realtà e altre possibilità e quindi la bravura sta anche in quello. Si parla anche di lei per la panchina della nazionale nel futuro. Ma molta gente parla. Alla vigilia di questo premio comunque si parlava di lei come possibile vincitore della panchina d'oro, l'avrebbe meritata per quella fatta al Parma? Io non mi aspettavo, e sono contento così, sono contento per Max Allegri che abbia vinto questa panchina d'oro perché per quello che ha fatto credo che se la sia meritata.